Videoblog dei Bugiardini, giorno 5, giorno 5, è appena finito lo spettacolo di oggi, Zazza, che si chiama? Lo spettacolo di oggi si chiama il primo reality show, la stella del reality show. Pensate che è un mestiere poi, è diventato un mestiere dal 2001, credo, dal Grande Fratello e da John Endemol. Siamo qui da Starbucks, come vedete le facce, facciamo il videoblog verità, le facce non sono proprio felicissime perché lo spettacolo oggi è stato diviso in due parti, abbiamo fatto una prima ventina di minuti in cui abbiamo fatto un po' fatica a capirci, un pubblico anche un pochino concentrato a seguire, un pochino freddino, quindi insomma non l'abbiamo sentito tanto, vedete stanno confabulando. Stiamo facendo la faccia dei primi 20 minuti, stanno la faccia dei primi 20 minuti, ecco la faccia dei primi 20 minuti di spettacolo, anche 23-24 ore. Poi improvvisamente abbiamo capito il punto e adesso vi mostro la faccia degli ultimi invece 25 minuti di spettacolo. Eccola qua, ecco le facce di tutti i ridicoli. Insomma, uno spettacolo molto divertente in cui il pubblico si è sganasciato dalle risate ed è uscito sicuramente molto gravi. Quindi adesso, in quello che viene chiamato momento Maina Gioia, siamo qui a fare il cosiddetto feedback e a discutere di come migliorare quei primi 25 minuti. E abbiamo stabilito che sti cazzi, nel senso che... No! Sì, abbiamo anche solo coltelli con la punta arrotondata apposta per noi. Che sti cazzi. Ovviamente, dopo quattro spettacoli della Madonna, abbiamo fatto uno spettacolo, appunto, come dicevo, vi dicevo... diviso in due, ed era il primo spettacolo in cui c'erano dei reviewer, uno di Broadway Baby e uno di Shortle, che però forse non si è presentato. Che cosa accadrà adesso? Quello di Broadway Baby lo sappiamo, lo mettiamo sotto casa se scrive qualcosa di brutto. Ci darà una... È stata sequestrata la figlia piccola. Ci darà una stella come fece la simpaticissima Messina per Carter. Oppure ci daranno più o meno stelle, oppure ci stroncherà anche questa, non lo sappiamo. Sta di fatto che oggi avevamo molto pubblico, nonostante di fuori fa un tempo che sembra la Scozia, e un sacco di pubblico, insomma, forse la seconda data con più pubblico. Forse quindi dal punto di vista della promozione e della pubblicità, Tania ha un gran successo, lo confermi? Ok. Con più entusiasmo? Lo so. Sì. Ok, perfetto. Tra l'altro si può consumare un piccolo una cosa strana, perché c'è scritto Maria? Perché è un orange mocha frappuccino alla marijuana. Maria. Puoi fare uno spot a Starbucks, Zazza? Anche io bevo da Starbucks. Ottimi caffè di qualità mediocre, ma a dei prezzi veramente alti. C'è delle belle tazze. Sì. Vabbè, direi che per oggi è tutto. Abbiamo penso fatto i 2 minuti e 54 dei video più inutili della storia, che nessuno guarderà. Come dicevi? Ma chi se li vede sti video? Allora, Tania e Andrea, un annuncio a chi sta guardando questo video di perché spreca la sua vita così. C'è di meglio nella vita. Ho un'idea. Ci siamo noi. Io e Fabrizio Lobello, insieme a tutti gli altri ragazzi del gruppo di Silent Impro, chiediamo a tu che stai guardando questo video, condividilo e twittalo e ritwittalo. L'hashtag è? Cos'è lui? Cos'è un hashtag? Cancelletto Silent Impro. Salento Impro. Silent Impro. Silento Impro. Hashtag come... Silent Impro. Hai fatto il segno di Zoro. Rifallo. Hashtag Silent Improv. Silent Improv. Va bene. Hashtag Silent Improv. Ah, notate che c'è un ospite. Ta-da! Ciao Alice. Che carina. E dalla faccia entusiasta di Andrea Torti vi facciamo dare appuntamento a domani. Per cosa? Per il pranzo al sacco che famo alla passeggiata. C'è il dottore domani. C'è la visita. Appuntamento domani alle ore 17:45. Quanto tempo è stato in coma? È tutto bellissimo. E chiudiamo con quello che sarà il tormentone di questo fringe. Che magnifica esperienza.